In Sicilia sono tante le tradizioni legate alla Pasqua, tra queste sicuramente la preparazione di dolci che vengono fatti proprio in questo periodo dell'anno. Per questo motivo l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, in collaborazione con il Museo delle Tradizioni Silvopastorali Giuseppe Cocchiara, hanno dato vita a un progetto in cui gli studenti di seconda media, proprio all'interno dei locali del suddetto museo, hanno creato i dolci della tradizione amastratina, come le varate e le pecorelle di pasta di mandorla. I ragazzi e le ragazze hanno partecipato con entusiasmo alla preparazione dei succulenti dolcetti, dall'impasto alla cottura in forno, alla decorazione, fino alla degustazione. Un modo non solo per far conoscere le tradizioni legate alla Pasqua, ma anche custodire il patrimonio culturale attraverso l'arte culinaria. La proposta è arrivata appunto dal Museo delle Tradizioni Silvopastorali per recuperare la dimensione anche sociale delle feste, delle nostre principali feste e tradizioni ad esse legate. In particolare i ragazzi sono stati invitati a recuperare anche delle competenze manuali che molto spesso vengono un po' tralasciate nella nostra epoca digitale, in cui magari i ragazzi hanno meno dimestichezza con le attività manuali. E un'altra dimensione molto importante è stata quella della socialità. Abbiamo voluto ricreare l'atmosfera tipica che si aveva un tempo, quando all'interno di un quartiere le donne del vicinato si riunivano per preparare insieme in un clima festoso i dolci pasquali. Non è la prima volta che scuola e museo partecipano a progetti comuni, un modo con cui due importanti istituzioni si occupano e si preoccupano della formazione dei giovani studenti, che passa quindi anche attraverso la conoscenza delle proprie radici e delle proprie tradizioni. Abbiamo creato un momento appunto di attenzione su quelle che sono appunto le tradizioni e questa simbologia, e dopodiché il momento veramente di laboratorio, dove i ragazzi si sono divertiti a creare sia le varate, decorare le pecorelle, farle e decorarle le pecorelle, decorare le uova, in un momento veramente molto molto piacevole e devo dire anche divertente.